Dottor Ranica, direttore della Banca Popolare di Bergamo, al quale chiedo una dichiarazione in merito al sostegno che la Banca Popolare appunto dà alla produzione editoriale e in particolare per la produzione dei volumi agli studenti delle superiori. Sì, noi diamo un sostegno importante al Bergamo Festival Fare la Pace proprio in funzione della nostra costante attenzione alle istituzioni, a quelle istituzioni che profondono con generosità risorse ed impegno per far crescere, per sviluppare, per promuovere proprio nelle giovani generazioni la riscoperta di quei valori etici, lo sviluppo delle conoscenze, la capacità, le attitudini che poi sono necessari per un inserimento nella vita sociale, nel mondo del lavoro. Ecco, rendere fruibili con una pubblicazione i contenuti degli incontri, delle conferenze, delle lezioni che si sono ascoltate, che si ascoltano in questo incontro, in questo festival, credo rappresenti la migliore opportunità per completare, ma anche per integrare l'offerta culturale che viene proposta in queste 2 settimane di festival. Qual è secondo lei, il ruolo delle banche nel sostegno di attività culturali, soprattutto in questi anni dove l'Italia e la cultura sono Sì. sempre Ma presenti? le banche in genere sono sensibili alle tematiche culturali, in particolare la Banca Popolare di Bergamo da più di 147 anni sostiene, ma ancora di più credo si fa promotrice di iniziative che possano generare valore poi per i territori in cui è presente. Questa azione si è sviluppata ancora di più e cresciuta proprio in questi anni di crisi, proprio perché sono mancate le risorse da altri soggetti. Ecco, io segnalo che noi diamo il 2% degli utili della nostra banca per sostenere iniziative culturali, iniziative sociali, iniziative che riguardano in particolare il terzo settore. E siamo in continuità con la nostra attività di promozione di queste iniziative anche nelle scuole tutti i giorni. Ricordo che abbiamo incontrato i direttori delle nostre filiali, hanno incontrato più di 5.000 studenti solo quest'anno proprio per promuovere, ad esempio, la cultura finanziaria nell'ambito della scuola. E questa è una testimonianza proprio della volontà dell'istituto di portare avanti tutte quelle iniziative che riguardano la crescita culturale dei nostri ragazzi. A suo modo di vedere, qual è il valore della manifestazione sia in ambito territoriale che più in generale per quanto concerne il valore della pace, soprattutto in questo delicato momento storico? Sì, il sostegno al festival ci vede presenti magari in modo meno istituzionale, ma comunque in sintonia con il processo educativo e formativo della società civile, che trova una condivisione piena in una banca che è nata e forgiata su questo territorio sostanzialmente. È una proposta culturale, credo, estremamente coinvolgente per una manifestazione che è sempre più importante ed è sempre più ambiziosa, perché raccoglie arte, cultura, narrativa, poesia, musica e perciò e devo dire che i protagonisti veri sono proprio i giovani e perciò la voglia di costruire questo mondo di pace e la volontà proprio di rafforzare e vivere una comunità di persone che siano aperte e pronte all'integrazione e all'accoglienza. Perciò stiamo costruendo tutti, cercando di pensare ad un mondo di pace, poi se alziamo lo sguardo in giro, pace ne troviamo magari poca, però lo spirito nei giovani, lo spirito per l'accoglienza e l'integrazione credo sia la risposta migliore a tutto quello che vediamo di negativo in questo periodo.